Innanzitutto dobbiamo dire che con tutti gli attori del Sassuolo Vincenzo Messina è molto più carino e molto più magro da vicino. Grazie. Questo lo diciamo per il nostro pubblico giovane. Allora, tu sei uno di quelli che da piccolini stanno sul set con Sassuolo, sei stato via, hai fatto altre cose, sei tornato, contento di questo ritorno? Sono contentissimo. Lasciare un personaggio e riprenderlo 3 anni dopo è stato molto 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 faticoso. All'inizio c'era un po' di ansia, no? Di come la faccio questa cosa, come lo ritrovo il personaggio. Però alla fine ce l'ho fatta e spero di esserci riuscito, anche perché Nunzio è un personaggio molto 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 complesso, non si capisce, non sai se se è cattivo, se uno ha attimi di follia e quindi perde la testa e quindi è molto difficile da domare. Ecco, in questo periodo è Natale sul set di Un posto al sole, però noi facciamo un attimo un flashback, siamo invece a ottobre, perché Un posto al sole va con tutti i giorni. Sì. Lui è alle prese con la sua primavera crisi sentimentale, e come se la sta gestendo? Si sta gestendo male, ovviamente, come farebbe Nunzio, cioè vabbè, mi piglio quello che trovo e faccio quello che voglio, cosa che magari non andrebbe fatta, però io sono un ragazzo e forse se mi fossi trovato in una situazione di Nunzio avrei fatto lo stesso. Sì, fatto lo stesso. Ah sì, perché noi ragioniamo un po' così, alla cazzo di cane, se si può dire, e quindi è un problema, non hai ancora la maturità di sapere oppure di dire questo è giusto e questo è sbagliato. E questo è quello che. E poi tu rappresenti comunque molto la tua generazione di ragazzi. Sì e no, c'ha delle fasi in cui magari sì, è un ragazzo normale, un 19enne di Napoli, e altre in cui sembra molto molto ma molto più maturo della sua età. Però è un personaggio che va molto sul sociale, è una rivincita alla malavita che c'è a Napoli. Però guarda, io non me la sento molto sul sociale, perché alla fine secondo me ogni ragazzo è l'artefice del proprio destino, cioè nessuno ti impone delle cose, quindi se non vuoi fare puoi tranquillamente non farlo. Quindi secondo te c'è una scelta? Noi stiamo dando un'opportunità ad un ragazzo che dovrebbero cogliere, spero che cogliano molti ragazzi di Napoli. Noi lo diciamo perché si deve sapere, perché è giusto farlo sapere. Quindi è difficile anche per te trattare un tema così complicato, complesso come quello della camorra a Napoli? È difficile, però se ne è parlato e se ne sta parlando, secondo me se ne è parlato anche tanto. Noi non cerchiamo di trattare la camorra, noi cerchiamo di trattare i valori. Cioè anche la storia del nonno, della borsa, dei soldi, cioè non era il fatto di sono soldi dei camorristi, cioè non c'entrava tanto la camorra, ma c'entrava il fatto di non accettare quei soldi perché sono soldi sporchi. Quindi non è la camorra la protagonista di questa storia, ma sono i valori che Franco cerca di insegnare a Nunzio. Quindi questa cosa della camorra, sinceramente. Basta, troppe fiction. Sì, è un po' stancato. È un po' stancato. Senti, a proposito di Franco, ma anche di Vintariello, che insomma ha detto grandi cose l'attore, come te, ha detto grandi cose di te, quando l'abbiamo intervistato, sì. E, non per te Zarbo, ma. Antonio. Sì, anche Antonio. Sono... Ecco, cosa sono per te loro? Vabbè. Peppe sono cresciuti. Lui è veramente è il mio punto di riferimento, cioè. Che ne so, sto a Napoli, dico Peppe senti, dai, andiamoci a mangiare una cosa, che ti devo vedere le cose, ma non solo di quest'ambito, anche va queste rotture tipo il commercialista, tipo queste cose, io faccio affidamento su Peppe Zarbo. Perché no, è l'unico che mi sa dare consigli, mi consiglia, magari anche, che ne so, cose private mie, non ho problemi a dirle a lui, perché so che è una persona che mi capisce, che mi conosce. Antonio pure è bravissimo attore come Peppe ed è anche una bravissima persona, mi sono trovato molto 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 bene. Poi quando stai con due fenomeni come Peppe Zarbo, Antonio Vennarello, cerchi sempre di imparare, qualcosa, di apprendere, sì. Di guardare. Senti Vincenzo, tu hai 25 anni? 21. Quindi 20 anni fa avevi un anno. Sì.
È un posto al sole quando l'hai conosciuto. Non sarei mai aspettato. Un posto al sole è arrivato nel 2007 c'avevo 10 anni. Però sembravo molto più piccolo come adesso. Me ne dà di 25, c'è gente che me ne dà 18. Abbiamo calcolato male. Sì, sì, sì. Quindi 20 anni fa tu eri un piccolo bambino che imparava i primi passi. Parlare, però, camminare. Quindi sei è una gran bella soddisfazione, soprattutto per loro. Ci fai un saluto per Napoli Città Solidale, certo. Che è un portale sociale. Ragazzi, vi auguro un grande bocca al lupo, e come un posto al sole. E dai, ce la facciamo, tutti quanti ce la faremo, come dice Vasco, ce la faremo tutti. Grazie. Un abbraccio.